Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Giovedì 11 giugno è stato presentato presso la libreria Erasmo il libro di Fabiano Corsini, Il Cacciucco di Shelley. Ne abbiamo parlato con lo stesso autore. Il Cacciucco di Shelley. Innanzitutto partiamo dal titolo, come mai? Perché sono rimasto affascinato da storie documentate sulla vita di Shelley. Shelley si racconta appunto che una sera è stata a mangiare il cacciucco al limone e insieme alla moglie Mary. Al ritorno probabilmente avevano anche bevuto qualcosa, un po' di vino, però sta di fatto che più o meno all'altezza di Marina, Marina ancora non c'era, però più o meno a quell'altezza loro raccontano che fossero in qualche modo colpiti da visioni celestiali, odore di mirto e tante lucciole, e queste insomma gli effetti, questi posti ci sono. Allora poi da lì studiando un po' la vita di Shelley, sono imbattuto in un racconto di D'Annunzio. Per la verità è una grande bufala quella di D'Annunzio, però lui arriva un po', era un pubblicitario antelitteram, insomma, no? E lui per promuovere questo posto, no? Sia la Marina di Pisa, il Santo Sole, il Gombo, racconta che Shelley aveva fatto un naufragio proprio davanti, cosa che è mezza vera, insomma, Shelley fece un naufragio insieme erano tre persone, però il suo corpo fu bruciato, così si dice a Viareggio, invece lui sostiene che fu bruciato al Gombo, e io ho ripreso questa storia e l'ho ambientata appunto in quella zona, in qualche modo credendo che Shelley è stato bruciato lì e che in quel San Rossore ancora oggi aleggiano tutta una serie di anime, di persone che in effetti sono morte lì, si va da San Lussorio, Santo Empè e tanti altri, insomma, bisogna leggere il libro. Però il libro poi è un giallo. Il libro è un giallo, sì, sono due gli elementi che in qualche modo ho usato per invogliare le persone a leggere. Uno è l'uso della chiave del giallo, è un giallo che sta in piedi come giallo, insomma, tanto di assassino che si rivela nelle ultime tre pagine del libro. E poi il cibo, il mangiare. Durante il libro c'è un percorso, come dire, gastronomico, ecco gastronomico, piace dire così, perché è legato al cibo del territorio, alle cose, a certi piatti di pesce che non si fanno più e a pesci che sono poco conosciuti. E tutto, dice, diciamo, serve per aumentare l'interesse. Sì, per far crescere l'interesse su una letteratura locale, no? Perché di fatto è questo, siamo io con altri, siamo scrittori di questo territorio. Anzi, una cosa che mi piace dire è che io abito a Marina di Pisa, nel libro sostengo che Marina di Pisa è anche Marina di Rivolta, tante cose che ci accomunano, e si è pieni, si è completi se si riesce a interpretare lo spirito dei luoghi che vanno poi in tutta questa parte alta del Tirreno. La speranza naturalmente che si estenda poi anche al resto d'Italia, no? Come interesse. Sì, la speranza c'è sempre, sa che l'editoria ha le sue leggi ferre, è difficile essere esposti nelle librerie, anzi ringrazio la libreria che ci ospita oggi, che è la Erasmo qui di Livorno, però insomma i nomi che si spartiscono nel mercato sono sicuramente molto bravi, però sono un numero molto ristretto, tutti gli altri cercano di fare un po' di animazione sul territorio. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.